soffre, che si dispera, e questo non è posso avere questa difficoltà perché davanti. Sono pronto per... Ma anche semplicemente... Cosa voglio dire di questa storia? Siamo scappati quando ci gestiamo, per chi deve aiutare a che ciò avvenga. Qui a Villa Torlonia cosa accade? Accade che un gruppo di 16 attori si riunisce per raccontare le storie che gli infermieri ci hanno raccontato a novembre 2019. Allora io, semplice infermiere, chi sono per poter giudicare quello che è importante per te? Forse il valore della nostra vita si misura dal tempo che trascorriamo su questo mondo, oppure è dato da quei rapporti indissolubili e unici che si creano fra le persone. Mia nonna all'epoca era malata, terminale, ma io non lo sapevo. Però aveva le gambe molto gonfie, i piedi molto gonfi. Siamo sul terrazzo di casa e io le metto la crema sulle gambe e sui piedi. E gli dicevo, nonna, così ti passa, ti guariscono le gambe. E quindi c'è stata questa osmosi, no? Fra noi e loro, e loro e noi. Possiamo dire che diciamo, noi stiamo diventando un po' attori e loro stanno diventando un po' infermieri, ecco. È stata un rispecchiarmi. Bella è che qualche mese dopo il papà ritorna in reparto da noi e ci ringrazia. Mi vengono ancora i brividi. Ho capito ancora di più com'è stata importante per me la mia vita e la mia scelta professionale. Di solito tu racconti delle storie che provengono dalla cultura teatrale, invece qua noi sappiamo benissimo che le storie sono accadute. Di sorpresa il paziente per portarlo al lago. Non solo sappiamo a chi sono accadute. Non potendoti toccare perché era solo una, allora ti ritrovi con il sudore e il naso che cala, ok? Che cosa fai? E lì lui mi ha guardato e mi ha detto, io ho paura che tu da un momento all'altro mi ci lasci e torni in ospedale e ciao. E io ho detto, sì, cioè, perché io in realtà l'avrei fatto. Lui mi ha detto, no, non puoi farlo adesso, cioè, non puoi fare perché sennò ti devi isolare, perché non mi puoi lasciare a casa, perché io non riesco a gestire le bambine. Che non è non in mancanza di empatia, un distacco da quella roba, non lo so neanche io, quindi io quella roba non ce l'ho. Stiamo cercando, non è facile per niente, stiamo cercando di trovare il tono giusto affinché noi siamo a servizio del racconto di questa storia, siamo a servizio perché questa storia ha un valore umano nettamente superiore a quello del nostro ego.